Buongiorno, buongiorno amiche e amici rossoneri, bentrovati in questo nuovo video di questo venerdì, venerdì di pre-campionato. Oh, finalmente si rinizia, ma innanzitutto e prima di tutto io vi devo ovviamente ringraziare, sì, ringrazio voi che mi seguite, perché ieri vi ho chiesto una mano, io vi ho chiesto un ultimo slancio per arrivare di là, su Milan Futuro, dove oggi pubblicheremo un altro contenuto. Per arrivare ai 1000 iscritti, li abbiamo ampiamente superati. Li abbiamo superati alla grande, ma alla grande, quindi grazie, grazie, grazie. Vuol dire che ho una community comunque molto attenta, persone che seguono, che sono sensibili a queste richieste. Quindi mille volte grazie, 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 ragazzi, veramente. Allora, volevo fare un attimo un discorso riflessivo, per parlare con voi, ovviamente per riflettere con voi su quella che è la situazione del nostro direttore sportivo, come vogliamo definirlo, Ibra, ragazzi, ditelo voi. Insomma, diciamo che è, come lo definisce qualcuno, è Ibra incarna il potere dell'assenza, l'uomo di punta del club che è completamente spariti, è fuori e via. Per impegni personali extra Milan. Quindi per questi motivi si è scatenato anche la polemica sul peso del ruolo di Zlatan, unico riferimento in questo momento per quanto riguarda la dirigenza, no? Ha lasciato ormai da quasi 2 settimane Milano, l'Italia, il Milan, per un impegno presumibilmente in Canada, che aveva già preso in precedenza rispetto al contratto con Red Bird, secondo quello che sono i comunicati ufficiali. Un Ibra che però si è reso comunque quasi indispensabile all'interno di questo Milan, nonostante tanti si interrogano ancora su quale sia veramente il suo ruolo. Ibra è quello che si è presentato in conferenza stampa da solo, per annunciare comunque la scelta di Fonseca, rinunciando comunque a Conte. È quello che ha via via presentato tutti i nuovi acquisti, tranne l'ultimo, ed è quello che ha tolto un po' il ruolo a tutti quanti, dicendo: il mercato finisce quando lo dico io. Ed è sempre quello che, diciamo che dopo i disastri di Parma è corso subito negli spogliatoi per parlare con i ragazzi, ha voluto stare comunque da solo, non ha voluto altre persone all'interno, e è quello che comunque ha scelto di affidare a Bonera la squadra di Milan Futuro e di archiviare la posizione anche di Abate, no? Che è finito poi, se non sbaglio, al Terni, no? E si dice che Abate abbia lasciato per incompatibilità di idee con Zlatan per quello che riguarda il ruolo del figlio, no? Si diceva che il figlio non fosse così capace a giocare a pallone rispetto a tanti altri, quindi questo Zlatan non l'ha accettato e ha portato poi alla divisione. Quindi, lasciando stare tutto quello che è, insomma, Ibrahimovic alla fine comunque ha pieni poteri tecnici. Per tutti questi motivi, la sua assenza prolungata a Milano-Milanello sta suscitando un sacco di rumors, un sacco di malumori, perché ci si chiede: dov'è Ibra, cosa fa, perché non è presente anche in un momento così difficile. Chi dice che è a caccia, chi dice che è a pescare, chi dice che è a fare i fatti suoi. E un riferimento mi viene in mente a proposito di assenze anche alla presentazione della nuova Champions League, e c'erano presenti tutte le grandi squadre tranne il Milan, cioè non c'era nemmeno Scaroni, no? C'era Inter, Juve, eccetera eccetera, e Scaroni Scaroni non era presente, nemmeno Scaroni, nemmeno il presidente. E quindi questo sono cose che fanno un po' peso, fanno un po' riflettere su quello che è, insomma, la,
la figura di Ibra, che cos'è, cosa fa, chi è, perché non c'è? Cioè, sono tutte domande che uno si pone, no? Anche la mancanza della presenza alla presentazione del nuovo palinsesto della Champions League. C'erano tutti, tranne che le quattro delle cinque sorelle erano presenti, il Milan no. Però quello che fa più riflettere è proprio questa assenza totale di un uomo che in questo momento ha un peso, no? Colui che decide tutto, colui che presenta, colui che dice tutto succede quando dico io, tutto inizia quando dico io, e poi alla fine, nel momento più delicato, non è presente. Insomma, si è creato un bel rumors intorno a lui, intorno a quello che è la sua valenza all'interno della società, e se veramente gli importi di questo Milan, o semplicemente è lì per fare i meri interessi di Cardinale e portare lo stipendio a casa. Certo che un atteggiamento del genere non è tipico di tutti i maggiori responsabili delle squadre, no? Che sono comunque sempre presenti. Il periodo per fare le ferie è passato, c'era, ora era il momento di stare vicino alla squadra. Lo sarà Cardinale, che sarà presente comunque contro il Venezia, e ha grandi aspettative. Cardinale ha grandi aspettative, ha già detto comunque che si aspetta dei risultati diversi, vuole vedere qualcosa di più concreto, vuole vedere una squadra diversa, e si aspetta molto di più soprattutto la Fonseca. Non accetterà comunque ancora dei fallimenti, perché è sicuro di aver costruito un'ottima squadra intorno al tecnico, e quindi la colpa ricade inevitabilmente solo esclusivamente sul tecnico. Per carità, Fonseca può avere le sue colpe, perché ancora non è riuscito a far memorizzare, far capire il suo gioco, magari ci vuole qualche momento di più, però è chiaro che è già sul filo di lana, no? È già lì che sta rischiando comunque il posto. Poi Cardinale ha fatto anche un'affermazione molto importante in un'intervista ieri, e ha parlato di un San Siro vetusto, no? Quindi obsoleto, vecchio, un San Siro che è quello che è, insomma, uno stadio vecchio. E dice una cosa molto grave, una cosa molto importante, parole molto pesanti. Dice che è interesse assolutamente politico in Italia fare in modo che Milan e Inter continuino il loro percorso insieme. Cioè, ragazzi, interesse politico, cioè, voi capite? E quando dice interesse politico, non posso far altro che pensare comunque a Sala, sinceramente, al sindaco di Milano e a tutta la politica che ronza intorno. Lui continua a parlare di un nuovo stadio, di proprietà, nuove possibilità, nuovi orizzonti, il Milan che deve tornare a essere grande. Sono parole che ormai abbiamo sentito, risentito in tutte le salse, ragazzi. A me ormai non fanno nemmeno più colpo, però dice tutto e poi il contrario di tutto. Sembra tendenzialmente voler confondere un po' le idee alle persone, o per la serie: io voglio farlo, ma non me lo fanno fare, non è colpa mia, prendetevela con chi di dovere. Per lo stadio, prendetevela con i politici, perché sono i vostri politici che vogliono fare in modo che voi non abbiate uno stadio vostro. Ma io voglio farlo, eh? Io voglio uno stadio al Milan, voglio far tornare grande il Milan. Ma come faccio? I politici spingono. Cioè, capite, questi giochini psicologici che lasciano un po' il tempo che trovano. Poi ci confrontiamo con la realtà, che parla comunque di una situazione abbastanza delicata, una situazione in cui ci sono anche giocatori che in un certo qual modo remano contro. Poi sono arrivate anche, vi ricordate l'episodio del cooling break, no? Sono arrivate le parole di Balotelli, beh, ci voleva anche lui, anche di Balotelli, che dice che per lui sono tutte cazzate questa polemica nata intorno al cooling break, perché lui dice Theo Hernandez è un terzino sinistro, Leao anche lui gioca a sinistra, le bottigliette ce li hanno di là, perché dovevano andare ad ascoltare qualcosa che diceva Fonseca quando comunque non aveva necessità? Cioè, queste sono anche le parole di Balotelli, che cerca di difendere i due ragazzi, su cui io non sono assolutamente d'accordo, perché l'acqua ce l'hai pure a sinistra, ma il mister è a destra, i tuoi compagni sono a destra, prendi, muovi il culo e vai a fare quantomeno gruppo, ok? Quantomeno gruppo, non sei sopra le parti che non hai niente da sentire, anche perché notoriamente quando si fa un cooling break, anche se l'acqua è sinistra, per quelli che stanno a sinistra tutti vanno a bere dalla stessa parte, ragazzi. Quindi a Balotè, per favore, dai, su, fai il bravo, non diciamo queste cavolate.
Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi sulle parole di Cardilane, sul discorso della politica. Io da tempo che dico che è una questione politica economica, no? Perché quando diciamo politica vuol dire soldi, ragazzi, ed è sempre stato così. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto io vi ringrazio ancora, vi auguro buona giornata. Ci sentiamo ovviamente più tardi. Un abbraccio grandissimo, sempre Forza Milan e adieu.